non proprio cruenta, ma è entrato nel cuore della gente. Grazie. Dottore, grazie di questa parte. Beh, anche un grazie. Valorizza l'orgoglio siciliano, l'orgoglio di avere anche una realtà come Lampedusa che in questi anni di duri sacrifici ha saputo dare un esempio, così come tutto il resto della Sicilia, un esempio garante di accoglienza e di amore per gli altri. Un luogo laddove la bellezza e la bontà coincidono, che è molto difficile, è bello e buono in questo caso. Coincidono, una terra meravigliosa, la Sicilia, una terra meravigliosa, Lampedusa, ma anche fatta di grandi valori umani. E noi siamo orgogliosi del fatto che la comunità internazionale riconosca a questa isola e quindi anche alla regione siciliana questo ruolo che ha avuto nella battaglia, nella difficile tematica dell'emigrazione, che ha avuto epiloghi anche molto drammatici, penso il periodo in cui a Lampedusa c'erano 5.000 migranti, siamo agli inizi del 2011, quanto dopo l'inizio della primavera araba e la caduta di Ben Ali, però ecco una terra che non si è mai scomposta e che non è diventata mai razzista e xenofoba, perché ed è una terra di grande, questo forse un popolo, quello siciliano, quello lampedusano, che va conosciuto un po' meglio all'estero e in Italia. Grazie. Ma per me questo piano è una cosa importantissima, secondo quelle che sono il mio pensiero e le mie idee, perché ovviamente, come ho detto prima, io non sono un attore, non lo sono mai stato, non vivo questo mondo della cinematografia, sono un medico che lavora a Lampedusa, che si occupa dei lampedusani, si occupa anche degli immigrati da oltre 25 anni e ne ho viste veramente tante, ho visto cose belle, cose brutte, e quindi per me questo film, questo premio viene proprio in un momento particolare come quello che si sta vivendo in questo momento in Europa, dove tutti cercano di chiudere le frontiere, no? E mettono muri, fili spinati, recinti. Adesso ho saputo che stanno chiudendo l'Austria al Brennero, oggi cosa è successo in Germania non lo so, qualcosa di grave, e con questo film io spero che tutti questi rifiuti o tutte queste pregiudizi nei confronti di queste persone cadono e finalmente si possa dare una mano d'aiuto a queste persone. Io dico che effettivamente forse ne arrivano tanti, ma sono tanti che hanno bisogno, che scappano dalle guerre, dalla miseria, dalla fame, che scappano dalle persecuzioni in cerca di salvezza.